salumi e frutta sono i protagonisti della campagna triennale Let's Eat European Authentic Taste, il progetto promosso da IVSI, l'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, e da ASIAC, l'associazione formata dalle 8 più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca, che ha preso il via per il secondo anno di fila. E per celebrare l'occasione, a Milano è andato in scena uno spettacolo di show cooking tenuto dall'imprenditrice digitale Sonia Peronaci, icona del mondo del food, che con la sua squadra ha realizzato una serie di ricette volte a valorizzare proprio i salumi e la frutta. Frutta e salumi, ovviamente sono un abbinamento abbastanza classico in Italia, ma forse non troppissimo. Ci ricordiamo il nostro prosciutto e melone, ma fuori di quello insomma è un pochino inusuale, mentre con frutta e salumi si possono fare tantissimi piatti, dagli antipasti ai primi, anche i secondi, e piatti unici soprattutto. E ovviamente sono degli alimenti che fanno parte del nostro DNA in Italia, ma non soltanto, e quindi oggi abbiamo un evento in cui ci saranno delle degustazioni particolari fatte appunto con questi due prodotti eccellenti. Il progetto nasce con l'obiettivo di migliorare il grado di conoscenza dei prodotti agroalimentari dell'Unione Europea e aumentarne la competitività all'interno dei paesi target scelti, Italia, Francia e Belgio, attraverso la promozione delle loro qualità, come il rapporto col territorio, la tradizione e la grande esperienza, caratteristiche che accomunano frutta e salumi, una vera eccellenza del patrimonio agroalimentare europeo e parte integrante della dieta di milioni di consumatori. L'abbinamento frutta e salumi è molto consigliata anche dai nutrizionisti perché consente di avere una dieta equilibrata. Infatti i salumi sono ricchi di proteine nobili, sali minerali, vitamina del gruppo B12, ferro, zinco, e sono molto indicati per diverse diete e alimentazioni. E la frutta, insieme a questi prodotti, garantisce l'apporto di vitamine, di fibre, e quindi è un'abbinata che viene spesso consigliata appunto dai nutrizionisti. Ma non è stato soltanto il palato ad essere protagonista dell'incontro, due ambassador d'eccezione hanno accompagnato Sonia Peronaci alla scoperta di questi piatti unici: Matteo ed Aileen, campione del mondo di sci alpinismo, e Paola Fraschini, una delle atlete italiane più medagliate della storia, grazie a 7 titoli mondiali nel pattinaggio artistico a rotelle. C'è già il grande vantaggio che, ad esempio, quando rientri dall'allenamento, sia la frutta sia il salume siano già cose pronte, quindi possono subito andare a tappare quel buco di fame e te li puoi godere alla grande mentre magari si prepara la pasta o il piatto principale, quindi spesso sono le due cose che ti trovi a portata di mano, e quindi poi da lì gli abbinamenti saltano fuori un po'. Tante volte a seconda della frutta che hai in stagione si improvvisa. Il mio abbinamento preferito è il prosciutto cotto con le pesche, e quindi penso che davvero che sia una parte integrante importante per l'alimentazione di uno sportivo.